Buon salve a tutti. Oggi siamo tornati con una reaction, come sempre, ovviamente, perché ormai questo canale si sta basando, si sta, come posso dire, specializzando sulle reaction. Ma quest'oggi andremo a vedere i top doppiaggi dei cartoni animati, ovvero Dingo Pictures, perché è la top sui doppiaggi, doppiaggi italiani perfetti, perfetti si fa per dire, Perché questo? Perché l'altro giorno ho scoperto su YouTube e anche su altri social dei doppiaggi di videogames fatti perfettissimi e mi è tornato in mente questa casa di produzione di cartoni animati. Ho detto, ma invece di fare la solita reaction, che sicuramente l'avranno fatto in mille, però se volete posso anche farlo, se volete che io lo faccia, sfondate quel tasto mi piace, mi raccomando, fatelo arrivare il più alto possibile, così vi porterò anche i top doppiaggi italiani dei videogiochi. E quindi ho deciso di reagire a questa compilation, anzi alcuni li ho già visti in live sul canale Viola, credo un annetto fa, quindi comunque alcune cose già le so, tipo il primo, che sicuramente sarà il classico sicuro 100-100. Prima di iniziare io vi ricordo di lasciare un like, di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social, importantissimo, perché lì pubblico tante cose belle. Detto questo, iniziamo col must e sicuramente saranno loro i dinosauri, che ormai sono diventati meme nazionale, non a caso. Mamma e papà hanno un uovo del DEF, non se ne fanno più niente di te. Come puoi dire una cosa simile? Che ricordi? Oddio, no, io mi pare che ho visto, non mi ricordo se ho visto proprio questo o il primo. E questo doppiaggio è fatto veramente col culo, sembra veramente gente presa per strada o gente che ne so che a stento sapeva l'italiano. Faccia stupidaggine, riportalo subito qui. È facile a dirsi, ma io non sono più tanto giovane. Volo subito. Corri da tua madre. What the Lui dovrebbe essere un anziano, c'è cioè una voce da donna, palesemente. Le che il fratello del suo defunto marito. Del tuo, del suo, del nostro, vabbè, mettiamo tutto. Vuole andarlo a trovare. C'è un piccolo stupido topo che da questa mattina ci sta facendo dispetti, lo prenderesti per noi? Caccia del topo. Ma che cazzo Come caccia del topo? Ma come cancelletto? Ma che cazzo stanno a dire? Cerso, dov'è? Caccia del topo al cerso, dov'è? Caccia del topo al cerso, dov'è? Ah, non parla nemmeno. Venite qui! Guarda che sei stato tu a buttarlo in acqua e perciò sarai tu quello che dovrà ripescarlo. Ho un'idea, proviamo a tirare a su. Oddio, i disegni erano anche bellissimi, guarda, per l'epoca. Game over! Fischiettò Charlie. Ma che cazzo è? Sei così buffo! Non avresti dovuto saltare nell'acqua per lavare È cringissima sta cosa. Piccoli bug di rendering, giustamente, vabbè. Non riesco ad immaginarlo, il popolo vuole governarsi da solo. Che cazzo di voce è quella? Proprio voi parlate, neanche voi siete poi tanto furbi. Che stupido. Ma che cazzo? Oddio, che cazzo è sto cartone? Ma cos'è? Martin O si Scorsese! sdraia comodamente sul prato oppure si mette a fare degli scherzi. Andiamo a vedere se possiamo fare noi uno scherzo a lui. Ma cos'è? Si scuote. Che bel cartone dove uccelli cagano! Com'è diverso? Oddio, questo me lo ricordo! Ritardato, ritardato. Ritardato, signori, riascoltiamo. Completamente ritardato, 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 ritardato. Italiano 100-100. Madonna, ma che salto ha fatto? Altri, dammelo subito! Ma c'è un bug nel disegno o sbaglio? C'è qualche problema? Non dite nulla di quello che avete appena sentito, c'è il commissario. Sono il commissario Chester di Parma. Lui sembra un vero commissario. Basta dire commissario. Al contrario, tutti devono venire, tutti devono vedere nascere il nostro bambino e il nostro primogenito. Non me lo ricordavo così pessimo il doppiaggio. Tornare! Ricordati sempre, il primo colpo deve uccidere la tua preda. Ma chi li doppiava? I rumeni li doppiavano ste cose, proprio off budget. Tanto chi se li vedeva erano bambini speciali. Li diamo a loro. Ora capisco perché molta gente adesso non sa nemmeno l'italiano. Sono cresciuti con ste cose. Altrimenti ferisci la salvagina e
e la fai soffrire inutilmente. La salvagina, la salvagina, la salvagina, la salvagina, la salvagina. No, no, mi dissocio. Stai attento adesso. Ma che cazzo? Ma che si fumano? Che si sono fumati? Oh no, Allah, no! Adesso no, torna più tardi. Perdonatemi, mio re, guardate, ho qui un... Che bel gatto! Do! Ma perché ha detto do? Bello! Hai voglia di litigare? Ne ho abbastanza, siete ubriache, giochiamo a poker o non t'arrabbiare? A poker che? A Pokémon! Terra, terra in vista! Ma... Menare le vele, gettate l'ancora! Des Tages Plackerei. Ma cos'è? Heut Nacht erzähl ich wieder. Bello questo movimento di collo. Vedrà lui come cavarsela il grande commissario Chester. Il... Ma sbaglio, è lo stesso doppiatore del professor Frink dei Simpson. È ugualissimo. Topo metropolitano. L'unico italiano, secondo me. Compagno Rasputin, ho sentito... Ma come Rasputin? La seconda volta alle elezioni. Hai fatto saltare in aria il palazzo per niente 6 anni fa. Sei stata tu a dirmi che se fosse morto lo zar io sarei andato al potoere. Al potoere, al potoere. Un problema tuo, mio caro. Ma come? Per Allah, chi sei tu? Non aver paura. No, io ce l'ho come la paura. Che cosa posso fare per te? Si perse chissà dove, ne rimasero. Sì, sono tutti gli stessi doppiatori, rifanno sempre le stesse voci. Piccolo rompiscatole. Ok, grazie, mi avete sturato le orecchie. E i cuscini si arrabbiano molto raramente. Belle queste risate. Mi serve una soluzione semplice e pulita. Ho trovato. Farò uccidere tutti i bambini nati nell'ultimo anno. No, 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 fai mona! Non me lo ricordavo così la voce del re. Me la ricordavo diversa, me la ricordavo proprio con una voce potente, non con questa voce. Non lo so nemmeno io come definirla. Ah, vabbè, questo è un meme! Oracolo, mi serve urgente il tuo aiuto. Un attimo, Zeus. Vabbè, è un classico, dai. È il ladro, prendetelo. Ma che voce c'ha sto tizio? Questo. Ehi, ladri, acchiappa il ladro. Io volevo. Vabbè, è un classico anche questo. Dare. Volare. Cri, che cosa stai facendo con mio figlio? Quando sarà buio ti prenderò e ti riempirò di botte. No. È un vigliacco, anche molto stupido. Un stupido vigliacco. Una afflandra squarosa. Ma? Una aprica spiralis. Ma? Questo sì che è una sensazione per la... Ma cos'è? Il professor Armstrong si arrabbierà... Ma che cazzo sto sentendo? Oh, oh, oh. Sto dormendo con la pancia piena ed adesso arriverà Ercole. Ah, questo mi sembra italiano. È così. Cioè, ce n'era uno su 1000 italiani, il resto tutti presi dalla strada, i primi che hanno accaparrato. Ma che... Sosha non è un cane rognoso. Vedi, ecco, andarte. Come non detto, il resto non era italiano. Vieni, Sosha, non mi lascio certo insultare da costui. Ma che... Abracadabra! Ma? Abracadabra! 1, 2, 3, la pozione magica sta qua! E un gatto per arrivare sta! Abracadabra! Abracadabra! Buone novelle! Secondo alcune voci che circolano... Che cazzo di pesce è questo? Sembra disegnato dai bambini dell'asilo. L'entrata per l'inferno, caspita, sembra interessante! Non voglio perdere tempo con queste stupidaggine. Stupidaggine! Perfetto, perfetto. Non mi rimane altro che andare negli inferi. Ma che versi fanno? Non potete entrare nella caverna. C'è un precipizio. E niente.
Praticamente è un fermo immagine di loro che ruotano su se stessi. Cosa aspettiamo? Avviciniamoci. Ma forse non è il caso, non saprei. Sì, è l'equalizzazione dell'audio perfetto, eh. Che tifone. Ma che c***o? Ma come si muovono? Ma che cos'è? Che animazione è? Siamo a casa. E la Madonna! Animazione stupenda! Amo! No! No, vabbè, il montatore di sto video è top! Meme su meme! Ma cosa sto vedendo? Cosa stanno vedendo i miei occhi? E questo è niente, raga! Questo è niente! Ok, c'è uno chef e un tizio giapponese lì, non so che cos'è. Prendi questo e questo. Luride canaglie, lasciate in pace questo povero vecchio. Cosa c'è? Ha parlato uno di questi vermi? Ok, mi sa che possiamo chiudere qua, possiamo chiudere qua. Va bene, che dire, questi erano i top doppiaggi della Dingo Pictures e ce ne sono ancora tanti altri da vedere, ma finiremo domani mattina di guardare tutta questa roba. Non basta nemmeno un video per commentarli tutti, uno peggio dell'altro, praticamente uno su 1000 era italiano, il resto erano tutti stranieri che cercavano di simulare l'italiano. E questo era il low budget degli anni 90, vabbè che adesso cambia poco la situazione. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi nei social per tante altre cose belle. Detto questo, ci vediamo alla prossima doppiata, credo si possa dire.